Incontriamo qui a questo convegno organizzato da Radicali Roma, intitolato Roma chiama Europa, Davide Tutino, consigliere municipale del settimo municipio a Roma, che sta in sciopero della fame. Davide, spiegaci per quale motivo. In sciopero della fame perché chiediamo al Comune di Roma immediate risposte in merito al ripristino della legalità nel sistema dei servizi all'infanzia. Cosa significa? Da più di una settimana gli asili nido convenzionati del Comune di Roma presidiano il Dipartimento Scuole a via di Capitan Bavastro per chiedere risposte in merito al fatto che le cifre stanziate dal Comune di Roma, ed è cosa che da Radicali andiamo denunciando da ormai quasi 5 anni, le cifre stanziate dal Comune di Roma per il servizio degli asili nido non possono consentire di gestire il servizio legalmente. Cosa significa? Significa che il Comune sta appaltando l'illegalità. Questo non risale al sindaco Marino, una scelta che risale alla giunta Alemanno e all'assessorato di De Palo, ed è una scelta che non può dirsi inconsapevole perché l'abbiamo denunciata da molti anni e l'incongruenza delle cifre è chiara a tutti. Sostanzialmente si dice ai gestori: noi vi diamo questo, il resto ricavatelo dall'illegalità del sistema. Allora, finalmente la forza di molti asili nido si sta manifestando contro questa scelta dissennata, richiedendo alla CATOI risposte immediate di legalità. La CATOI, l'assessore, ieri l'abbiamo incontrata e la risposta è ancora: c'è la spending review. È una risposta inadeguata perché non si chiedono necessariamente più fondi, non si richiedono necessariamente più soldi, si chiede il ripristino della legalità, che non può dipendere dai soldi. Ci sono 3 strade: o dare più soldi, ma quella è una possibilità, oppure abbassare gli standard richiesti alle strutture, quindi abbassare la qualità del servizio, o anche consentire alle strutture di ritrovare sul mercato questi fondi. Finora, irresponsabilmente, la giunta Alemanno non ha voluto intraprendere nessuna di queste strade. Adesso noi chiediamo una svolta alla giunta Veltroni su questo ed al consiglio comunale di prendere responsabilmente decisioni immediate su questo, perché il sistema è stato gettato nell'illegalità e non conviene essere illegali di poco quando lo si è, conviene sempre rubare molto. Perché questo è chiaro: quando uno ti spinge a rubare, se tu rubi poco sei solo scemo. Allora, se rubi tanto, forse magari ti eleggono anche in qualche rappresentanza politica. Ecco. Quindi questo è il messaggio: chiediamo risposte immediate in queste 3 direzioni, perché la matematica e la legge non ci consentono altre scelte. Grazie Davide Tutino.